Saluto tutti quanti i nostri followers e siamo a un video molto importante. Ogni tanto ne faccio uno e ho fatto proprio il playlist dedicata per la legislazione del metal detector, della ricerca del metal detector e ci sono 3-4 zone da parlare. Si vedono in giro nei gruppi, si vedono in giro nei video, alla ricerca dei tesori. Ho trovato un tesoro, ho trovato delle monete vecchissime, rarissime. Ma lo sapete, cioè, adesso rifaccio un video apposta. La legge dice che va bene che c'è una legge degli anni 20 che tutto quello che è sottoterra è dello Stato e specialmente, adesso facciamo della prima sezione, parliamo della ricerca di monete e oggetti vecchi archeologici e allora è vietato, la legge dice, è vietato detenere monete e oggetti archeologici. Così non c'è errore di sbaglio. Monete romane, medievali, oggetti archeologici di valore archeologico, è vietato la detenzione. Se uno ha di monete di questo tipo qui, che non sono regolari, provenienti da aste, non so se le fanno in Svizzera o in Francia, o comprate per vie regolari, accompagnate di fattura, certificato di provenienza, eccetera, tutto quanto quello che ci deve essere, tutto il resto, monete trovate così a cazzo di cane, hai capito? E specialmente se trafugate nel terreno, trovate nel terreno in scavi, ci manca poco che si finisce dritto in galera, cioè ci sono uno, due capi di imputazione. E assolutamente è vietato entrare in zone archeologiche, medievali, parchi riconosciuti, protetti, eccetera, eccetera. È assolutamente vietato. Poi cosa c'è da dire? Se per caso uno va a cercare e dopo aver controllato ci sono delle liste su internet oppure la va a chiedere al comune e dopo aver controllato prima di andare a cercare che non sia una zona archeologica medievale storica dove vuole andare, hai capito? Se proprio per caso, ma proprio per caso trova una moneta vecchia, lo sapete che già prima erano 80 anni, adesso sembra che siano 50 anni. Se ci sono delle monete vecchie, oltre 50 anni, che hanno un po' di valore archeologico storico, automaticamente non le potete tenere e sono da consegnare in caso di ritrovamento, senza averlo fatto apposta, senza essere in un terreno archeologico, eccetera, in caso di ritrovamento, entro 24 ore va consegnata, segnalata la zona, perché dopo poi gli archeologi giustamente potranno andare a fare dei rilievi, dei controlli, delle ispezioni nella zona, nei terreni, che magari ci può essere parte della nostra storia, si può trovare una vecchia città, un cimitero, un'abitazione dell'epoca dei Romani o quello che c'erano, hai capito? Bisogna, in caso di ritrovamento per caso, perché lo sapete già che è vietato assolutamente andare, caso di ritrovamento per caso, va consegnata entro 24 ore e dà la posizione, nominativo, tutto quanto. Se per caso vi dicono guarda che questa qui è molto vecchia, però non è diciamo comune, che non ha tanto valore, anche pur essendo archeologica, e vi dicono la puoi tenere, automaticamente dovete farvi fare un foglio di rilascio che di indate eccetera eccetera, magari la foto, questa moneta si lascia in gestione a colui che l'ha trovata, perché noi siamo esempio adatto al museo, alla sovrintendenza, ai carabinieri, diamo l'ok che la possa
gestire lui, però dovete fargli fare il foglio, così se per caso un domani avete un controllo in casa, hai capito? Guardate, questo è il foglio che mi ha fatto il museo, che mi ha detto che questa moneta qui, c'è la foto, la posso custodire io perché l'ho trovata io, perché hanno detto che se era rara l'avrebbero tenuta loro, solo in questo caso qui, se ve la lasciano tenere in custodia voi la potete tenere. E poi, ecco, un'altra cosa importante, io dico, ah, ma vado a casa del mio amico che lì è proprietà privata, posso cercare. Se è proprietà privata si deve chiedere assolutamente al proprietario, perché un proprietario che vede la gente che sbucana, che sbragona a casa sua, non è un bel vedere. E dopo è lui che chiama la polizia, che dice guarda un po' quei là che mi vanno a sbucanare attorno a casa. E allora prima si deve chiedere al proprietario, e se è una zona archeologica, neanche il proprietario può andare a scavare nella sua terra e raccogliere le monete archeologiche rare, storiche, eccetera. Se le trova per caso mentre che ara, mentre che smuove la terra con l'aratro, eccetera, consegnare e dire la posizione che la trovate per gli archeologi che fanno l'ispezione, la pulizia, il controllo e risalire alla storia del luogo, che è molto importante. Altri dicono, ah ma io vado nel demanio, vado nella terra del demanio, ancora peggio, nella terra del demanio non ha proprietario privato perché è dello Stato, in teoria nella terra dello Stato non si potrebbe prendere su niente, non si potrebbe neanche scavare, addirittura qui se uno va a prendere dei sassi nel fiume che sono del demanio si rischia anche di prendere la multa, come che se uno va al mare a portarsi a casa un sacco di sabbia, del sabbione preso lì sotto gli ombrelloni, c'è già tanta gente che ha preso la multa, perché terra del demanio, ancora peggio se del demanio, è come un furto allo Stato, perché gli vai a scavare nella sua terra e ti porti a casa quello che c'è dentro. Quelli che vanno in giro, trovano qualcosa, si divertono, eccetera, è solo perché proprio si lascia scorrere, che magari i carabinieri della zona lasciano scorrere, ma in teoria la terra del demanio è dello Stato, se uno va a scavare, che in teoria in certi posti, in certi boschi e in certe zone non si può neanche piantare un dito, hai capito? Ma andare a scavare, prendere su delle monete, delle cose nella terra del demanio, in teoria sarebbe, cioè è del demanio, se ve la lasciano che non dicono niente è perché lasciano scorrere, così che vi divertiate, hai capito? Perciò ragazzi, quando che si vede alla caccia del tesoro, in cerca di monete, cioè i metal detector sono di libera vendita e sono fatti per trovare oro, monete, eccetera, ma l'oro che, esempio, se uno perde un anello che vi chiamano a cercare l'anello d'oro, ci andate e trova l'anello d'oro, trovano le monete, ma che monete trovate? Bisogna andare a cercare monete, quelle tipo se uno va in spiaggia, hai capito? Se uno va in spiaggia trovi degli euro, trovi dei 50 centesimi, trovi dei marchi, trovi dei franchi francesi, ma non devono essere anche in questo caso archeologiche, troppo vecchie, rare, di interesse storico-culturale. Questo è importante perché se uno si fa beccare in zona archeologica col metal detector, magari vengono a farvi un'ispezione a casa e trovano anche solo due o tre monete archeologiche di valore storico, eccetera, ragazzi, sono pesche e c'è la denuncia, bisogna stare attenti. Andare a buttare via migliaia di euro per una moneta che anche può essere storica, può essere qua, può essere là, magari per un valore che vale 8 euro, quasi praticamente niente, ma anche se vale migliaia di euro, non si possono detenere, non si possono cercare, non si può andare in zona archeologica. Ecco qua, ogni tanto facciamo questi video così per rinfrescare un po' la memoria, divertirsi è bello, passarsi il tempo è bello, ma va fatto
in rispetto della legge. Poi dopo uno può dire, qua in Italia la legge è così, come mai che in Inghilterra uno può cercare, può trovare quello che vuole, poi se trova qualcosa addirittura glielo compra lo Stato. In America uguale, puoi andare a cercare tutti quante le bucklet, i bottoms, medals della guerra di secessione che adesso hanno un valore là in America. Poi si vedeva anche dal film di Boom Baby che trovavano tutti questi bellissimi queste bellissime monete della Confederazione, i dollari, mezzo dollari, i dollari d'argento del 1860-1880. Ecco, anche in America la ricerca col metal detector è libera. Va bene, e allora se volete andare in una zona libera a cercare, andate in America e in Inghilterra. Qui in Italia la legge è questa e va rispettata. Ciao a tutti!